Ciao ragazze, ciao ragazzi, buongiorno, bentornati sul mio canale. Oggi è il quarto giorno in Toscana, è il 30 di luglio e noi ci stiamo svegliando sempre più tardi perché stiamo accumulando la stanchezza dei giorni precedenti perché più o meno camminiamo circa 10 km al giorno sotto al sole, quindi diciamo che è un pochino impegnativo perché fa davvero tanto caldo, quindi ci si stanca più del normale. Adesso saranno più o meno le 10, forse le 10 e qualcosa, e ora partiamo in direzione Bagni di San Filippo perché ci hanno detto i proprietari del B&B che c'è una sorta di scultura, non scultura, però vabbè, delle terme naturali che formano una specie di balena chiamata la balena bianca. Quindi andremo a vederle, non so se metteremo anche i piedi dentro perché ovviamente l'acqua termale è calda e fa già caldo di su oggi. E poi andremo in direzione Radicofani, penso si chiami così il paese, e lì dovrebbe esserci una sorta di fortezza da vedere, insomma, dalla quale si potrà apprezzare un panorama mozzafiato, così ci hanno riferito. Poi il programma di oggi è mangiare lì in zona. Dopodiché prendere la macchina, ritornare indietro a Sant'Angelo in Colle, contate che da lì a qui sono più o meno 40, 48 minuti, 50 minuti, e poi ci riposiamo un po' nel B&B e dopodiché faremo un giro proprio per Sant'Angelo in Colle, una passeggiata. Ci sarebbe un opuscolo che ci hanno dato, ora vedo se riesco a pigliarlo. Questo qui, vedete, c'è un itinerario. Questo è un itinerario di 7,37 km, è un percorso circolare proprio che si fa qui a Sant'Angelo in Colle, proprio nei dintorni. Contate che questo paesino è disperso nel nulla, non c'è nulla se non questo paesino di 204 persone, piccolo ma bellissimo, con delle viste pazzesche. E infatti vorremmo fare anche insomma, questa passeggiata, questa escursione oggi pomeriggio. Non so se riusciremo a farla tutta perché è abbastanza impegnativa, essendo che non è tutta piana, ma ci sono delle salite e delle discese sotto il sole, quindi insomma, sempre il solito discorso. E poi questa sera andremo a cenare sempre qui a Sant'Angelo in Colle, in un posto che si chiama Il Leccio, che è un ristorante che è famoso, diciamo, per i piatti tipici toscani, quindi sicuramente prenderemo. Almeno io prenderò i pici o pinci, non so come si dica, come si dice insomma in maniera corretta. E basta, direi che ora ci mettiamo in macchina e ci vediamo più tardi. Eccomi, ci sono anche un po' di buche, quindi forse il video verrà un pochino mosso. Fa caldissimo, siamo sfiniti, ci siamo veramente sciolti. Alla fine non siamo entrati alla Balena Bianca nelle terme, siamo soltanto andati a vedere ed è bellissimo. C'era un fortissimo odore di zolfo e l'acqua l'abbiamo toccata un po' con le mani, era calda, però insomma non eccessivamente. Contate però che adesso la macchina segna 35 gradi, quindi fa veramente molto caldo, perciò sicuramente era 35 gradi, forse qualcosina di più. E adesso siamo in direzione Radicofani, andiamo a mangiare lì e poi vediamo la fortezza e poi vedremo il da farsi strada facendo.
adesso siamo arrivati alla fortezza di Radicofani e appunto fa sempre tanto caldo. Il biglietto costa 4 euro a persona ed include anche il parcheggio che c'è qui in alto sulla fortezza, e ora la stiamo girando. E poi invece questa sera vi voglio dare qualche informazione per quanto riguarda il ristorante dove abbiamo mangiato, se mi ricordo. Siamo stati a vedere la fortezza, poi ci siamo fermati un po' al bar a bere qualcosa perché eravamo appunto super mega sciolti, e adesso sono le 3:30, siamo circa 50 minuti da dove soggiorniamo, quindi ora torniamo al bed and breakfast e poi lì ci calmiamo un attimo, ci raffreddiamo perché siamo veramente bollenti, la macchina è bollente, e poi se riusciamo, se abbiamo forza ed energia per farlo, facciamo una passeggiata lì a Sant'Angelo in Colle, mezz'ora o un'ora, anche perché in teoria forse c'è anche un piccolo tratto coperto dagli alberi, quindi non è tutto al sole, e poi stasera abbiamo l'ultima cena qui in Toscana. Piccolo video aggiornamento: alla fine non abbiamo nemmeno più fatto la passeggiata. Io sono rimasta seduta un po' qui sulla poltroncina a fare due cose al PC e ci siamo riposate. Adesso sono le 6 e qualcosa, siamo veramente distrutti oggi. Alla fine è andata così e ora ci facciamo la doccia e poi ci prepariamo perché abbiamo la cena alle 8 qui nel paese, che è praticamente ad un minuto a piedi da dove soggiorniamo il posto, e però scenderemo alle 7:30, così ho modo di tempo, insomma, di girare qualche video e scattare un po' di foto. Rieccomi di nuovo, ora ci siamo sistemati. Io non mi sono più ritruccata, ho lavato i capelli, sono ancora un po' bagnaticci. In realtà ho ancora le pantofole addosso. E adesso metto i sandali, poi andiamo a cena. Sono meno un quarto alle 8, alla fine siamo rimasti qua, siamo veramente cotti. Non ce la facevo manco ad alzarmi, non ce la facevo insomma nemmeno ad alzarmi dal letto. Comunque, prima di andare volevo ricordarvi di quel discorso di cui vi stavo parlando oggi del pranzo, perché siamo stati a mangiare a Radicofani in una trattoria che, di cui non ricordo il nome, però è la trattoria, diciamo, principale, quella che si trova subito entrando nel paese, e sono stata molto delusa in quanto tutti i cuochi erano senza mascherina a cucinare, il che ovviamente in un periodo del genere mi ha dato molto fastidio. Comprendo quanto sia difficile dover stare ore e ore cucinando con la mascherina di dosso, però non lo trovo rispettoso nei confronti dei commensali che vengono lì appunto per mangiare. Vabbè, quindi speriamo bene, speriamo che sia andato tutto bene, e ad ogni modo ora andiamo a cenare e ci risentiamo più tardi.